18 agosto 2013, ora 7.30 della mattina, siamo a Bolzanico, frazione di Tremezzo e praticamente sopra Giulino di Mezzega, paesino che è passato alla storia. E vogliamo... Attilio, dove sei? Sì, frazione di Mezzegra. Vieni, no. Vieni con il menù. Allora, frazione di Mezzegra, Bolzanico, scusate, è stato io da dire, sbagliato. Il menù è partire da, appunto, da Bolzanico, fare la via dei fossili, raggiungere il Pra della Tacca e dal Pra della Tacca ci inventiamo un sentiero e arriviamo dalla parte opposta della valle per poi scendere verso Viano, che è un'altra frazione, e ritornare a Bolzanico. Solito cane che ha visto il cross e si mette a fare casino. Ed ecco il cagnetto casinista. Oggi la famiglia è aumentata perché abbiamo recuperato anche Diego. Ragazzi, l'omosessualità non è consentita. Prima contatti di amicizia fra il Cruz e un altro cagnetto locale. E ti pareva che Attilio non trovasse qualcuno per strada che conoscesse? Lo so, guarda, penso, il sentieretto sopra, Pensate che abbiamo trovato anche un semaforo qui, boh. Ed ecco la nostra destinazione. Dopo ti porti bene a Nautano. No, ma sono già stati. Ah, sono già stati. No. Poi oggi faccio una cosa corta. Questa strada comincia a starmi sulle palle, eh? Guarda che che case enormi, alte, eh? De Grandula. De Luen. De Luen. Luen. Oh, tu non so che è Luis. È Luis De Luen. Te si usciva in busca dei fossili. Sì. Qui le case sono costruite vicino ai sassi. Vediamo. Arrivederci. Ciao, saluti. Perché li costruiscono vicino ai sassi? Perché ci sono stati degli eventi franosi, dalla parte sopra ci sono questi sassoni e sono stati sfruttati per fare già delle nicchie, magari preesistenti, e poi ampliate con delle cascine. Questa è una zona particolarmente mite come clima, infatti come vedete abbondano moltissimo gli ulivi. Entriamo nel bosco per andare a cercare dei fossili, dice Attilio. E finalmente siamo sulla via
dei fossili. Siamo sulla via dei fossili, sul tetto del calcare di Zu, che è una formazione particolare, rocciosa, e qui praticamente siamo sulla superficie di uno strato per cui vediamo i Concodon, che sono dei molluschi che vivevano appunto in questi mari abbastanza bassi. Da qui è partita la leggenda che sarebbe arrivata una specie di arca di Noè e qui sarebbero scappati degli animali, tra cui il diavolo, lasciando queste impronte a zoccolo, che in realtà non sono altro che il mollusco in sezione, visibile con le due valve. Però leggende ne hanno raccontate. Facendo le dovute proporzioni, siamo sui 20 cm di lunghezza, quindi erano conchiglie di queste dimensioni qua. E là si vede bene dove la conchiglia è tagliata sul fondo della sezione, quella che probabilmente attribuivano lo zoccolo del diavolo, mentre questa l'impronta del cavallo. Ma ce n'era uno bello. Potete vedere che la superficie è di strato. Diciamo, sarebbe bello qua pensare in un progetto di valorizzazione, pulire tutto lo strato, creare una via in cui si sale e si può ammirare, perché è comunque un parco geologico, un geosito. Ha le caratteristiche potenziali tutte piene di essere un autentico geosito questo posto. Purtroppo il geosito è geofiorito. Si può usare questa parola. Prendiamo una strada un po' più accessibile, forse. Di fronte a me, come diceva Battisti, davanti a me c'è un'altra vita. No, davanti a me c'è un'altra cicoria. La cicoria selvatica. Cicorium intibus. È proprio la parente di quella famosa insalata amara. Selvatica, in fioritura. Vabbè. È in crisi di astinenza da prosecco. Ed ecco che cominciamo a trovare, come vi dicevo prima, ulivi dappertutto qua. La strada continua a salire, la via del cielo è lunga e faticosa. Ma vuoi, Orlando? Cosa? Bastoncini. Ma no. Dai. Sono le case chiuse e le case aperte. Questo appartiene al secondo gruppo. Generalmente questi cartelli qua in zona li mette l'Attilio. No. Ogni tanto capita che magari il prosecco, invece di berlo dopo, lo viene a bere prima di lavorare, ed ecco cosa succede. Madonna, ste mosche. Da uno squarcio nel bosco ci godiamo il panorama su Bellagio. In realtà si vede bene che siamo sempre sullo strato che abbiamo seguito in partenza per vedere i fossili, vale a dire il tetto del calcare di Zu, che ha, vedete, tutti questi buchi dove entra anche il cane, che sono fenomeni legati all'erosione dell'acqua. Naturalmente lo strato ormai è stato colonizzato da rovere e roverella, carpino nero e da diversi arbusti come il ligustro
e principalmente biancospino o orniello, e ormai non lo vediamo più, ma abbiamo percorso proprio uno strato di roccia. E quell'erba schiacciata lì, ecco, dove c'è il corso che se ne va. Questo qui è un letto di ungulati, cioè i cervi, i caprioli che siano, presumo caprioli, si sdraiano per riposare o passare la notte e lasciano questa erba calpestata. Chi può averla calpestata fino a questo punto? Chiediamoci. Boh. Solo questi animali. Per il sale, per... Un oggetto strano attira la nostra attenzione. Cilindrico, pieno di buchi, legati con una catena di ferro alla pianta. A cosa servirà? Boh. Roba di caccia. Roba di caccia, dice Attilio. Cos'è? Rincontriamo lo strato di coralli che avevamo trovato tempo fa bene l'ario. Lo ritroviamo, lo stesso strato, dalla parte opposta, nella tremezzina, come è giusto che sia. Ecco qua, questi blocchi testimoniano, pieni di coralli, fossili, testimoniano che siamo in presenza. Qui è il punto che la culla puoi attraversare. Nessuno su Crocione. Ecco il monte Crocione. Vai. Gran parte di questo versante della montagna è ricoperto da una grossa colata detritica, sono falde di detriti che cadono dalla montagna, poi ricementate assieme dal calcare. Vedete? Sono come fossero un cemento naturale. Però vedete che basta niente a rirompere il calcare che lo cementa. Vedete che è quello bianco che si vede all'interno. Adesso fa il buco nella galleria. Ah, proprio strati. Guarda. Ci dobbiamo portare adesso sull'altra parte della vallata, diciamo, e poi di là ridiscendiamo verso la macchina. Vedete, una caratteristica del calcare di Zu è questa alternanza, questi strati argillosi depositati in mare poco profondo. Calcare di Zu? A strati molto compatti, quindi c'erano delle variazioni, delle oscillazioni del livello marino, vedete, molto frequenti, perché qua strato grosso, diciamo, poi strato fragile con l'argilla, di nuovo lo strato grosso e via dicendo, quindi tutte oscillazioni del livello marino. Chiaro che potrebbero anche diventare pericolosi, perché se questa marcisce, questa prende giù tutto. E quanto, basta, quanto ci ho mostrato poco fa Attilio, ha una cosa, una relazione sul Vajon, la strage del Vajon. E diciamo che queste alternanze tra strati compatti di roccia e strati teneri spiega anche certi fenomeni. Per esempio la diga del Vajon, quando è stata realizzata, ha sollevato il livello delle acque. Queste acque si sono entrate in uno strato tenero di roccia che è stato disgregato, reso molliccio, e sopra c'era lo strato grosso, il monte Toc, che ha iniziato a scivolare su questo strato intenerito dall'acqua. C'era una telefonista di allora che aveva intercettato una telefonata in cui si rammentava questi movimenti della montagna, ma nessuno si è interessato perché probabilmente hanno prevalso anche degli interessi economici. Di fatto poi il monte Toc si è spostato davvero ed è sceso nel laghetto della diga e ha provocato lo straripamento. Il sentiero almeno è segnato, un po' di fresco, un po' di arietta, è scappato, ragno dalle zampe lunghe. Ce n'è una specie che come, un po' la mano, che come tocchi la zampa te la lascia in mano per scappare. Una zampa. E come si chiama sto ragno? Opiglionidi. Aspetta,
Boh, vediamo che si vede qualcosa. Troppo sottile. Grande Uniti! Che sta fanno anche chi in sé? Ecco un uomo degli altri tempi che taglia ancora l'erba in montagna. Orco cane, orco eh? Bello. Quanti anni la gara? Il gara? Ormai che non c'è. Quanti? 100. 100? Ormai. E voilà. 70. 70, oggi sei più sei giù di me. Mica non buttanta fra desdì. Sì. Questi però è milanese. Sì. È milanese, va mia bene. Milanese. No, però ormai. Lui è il gaparezza cuisine. Cavagnon. Ah, sì. Vabbè. Cao. Lui, sì, lui. Davanti alla finanza. Alla forestale, scusa. Al forestale. Alla forestale. Questa forestale, detta a Carlash. No, lei è a Calouen. La guerra a Calouen. 32. 81. Nel 32. Ecco, gnossi. Siamo amici. Non volevo senza la gamba. Cristo aveva di quel paese giù che è sotto, di cazzura. Ma infatti mi qua su, che io si vede che è una roba che ti resta, che boh, non lo so. Io quando sono qua mi sento di più a casa mia che essere a casa mia. Insomma, gli origini guarda che è incredibile. Ma finì che siete parenti. Per contestare l'Isaac. Gio che le mie amiche Isacco. Lui è fermo. È fermo, sì. E qui vinte fa, sarebbe qui vinte fa. Ma è sempre quella anche l'Isacco le ostre. Sì, sì, no, in gamba, È da 70 anni anche lui, Sì, Isacco? No, quei vin meno. Tana! Quei vin meno di me. Già più quello del 41. Li ha già fatti 70. Ah, 70, sì, 70. sì. Quello del 41. Mi pensavi ai miei, fu tanto. E gira e rigira in montagna quando incontri qualcuno, poi va a finire che siamo tutti parenti. Ed ecco che l'Attilio si è trasformato nell'ifugao della valle del lago di Como. Il gelo lì te l'hai fatto su te, no? Sì. Come te fa a farlo? Come te fa? Adesso spiega. Taumi. Non diciamo i sferli di castagno. E poi giro un dente e storgio un gran turno. Dentro qui c'è dentro una bacchetta. Dentro qui c'è dentro una bacchetta di tondino di ferro. Che giro un gran turno quella. Non capì. E se chiama? Vargat. Vargat. B. Vargat. Hai capito? Vargat. Vargat. Certo, la chiamano anche Cavagna. Cavagna? Eh? In italiano c'erano. Ed ecco la casa dove abita il signore che abbiamo incontrato poco fa. Eppure non era attivo. Signor Zanotta. Il filo è comodo, no? Più veloce, per l'amor di Dio. Questo ornato sembra un sasso, ma invece è un impasto di qualcosa che Attilio non riesce a definire bene, con del sale e viene appeso a una pianta e le mucche lo leccano. Mucca, capre, lo leccano. Ed ecco in lontananza il grignone.
Questa zona però, guarda che roba, i sentieri tirano tutti, eh? Ed eccoci arrivati a Viano. Incontro di due attaccabrighe. Allora, uno se ne andrà e qui si è resistito. Un lavatoio, hanno fatto da parte una fontanella per mettere i pisciolini rossi. È la chiesa, dobbiamo arrivare noi. Ma che bello, ma che bello, per ruralità ancora. I prati, pianta di fico, la pianta di gelso, c'è Teracco officinarum, che è una felce ruginina. Quando è in condizioni di stress idrico la pianta, cioè quando l'acqua che perde dalle foglie non è controbilanciata da quella presente nel terreno, la pianta blocca la fotosintesi, avvolge le foglie su se stesse mostrando la pagina inferiore con questa peluria rossiccia, e quindi non è verde e quindi non può fare la fotosintesi. Un fiume secco interessa molto a Tiglio per il problema di che cosa, come si chiamano quei cosi a Tiglio? Flaccodonti. Il bei? Flaccodonti. Vabbè. E rieccoci a Bolvedro. Di 150.000 chilometri.